cittadino di Spoleto. Qual è il problema? Via Gascia e via Noccia. Via Noccia sono due volte che andiamo dai. Parla più forte, fammi sapere. Sono due volte che andiamo dai vigili urbani per chiedere un intervento per venire a controllare un pochettino, poi giù invece rientra e poi scappa. Ma qual è il problema? Via Noccia? Via Noccia, via Gascia, perché sono i sensi unici e vengono su all'incontrario tutti quanti, sia italiani che stranieri, non gliene frega niente a nessuno. E allora non è giusto, allora ripeto, noi vogliamo dei controlli, va bene? Se prima no che fanno? No, prima che succeda qualcosa, vogliamo dei controlli, vogliamo, da parte dei vigili urbani e compagnia bella. Senti, spiegaci un po' meglio, perché uno che non ha capito bene, allora che succede a via Gascia e via Noccia? Ci stanno gli abitanti di via Gascia che è vietato venire su con le macchine, che ci sta un divieto grosso come la casa, e vengono su uguale, ma non è che vengono su piano, ma vengono su sparati, perché se sono sbrigati da via Noccia che vanno là tranquilli perché non viene su nessuno, e lì partono, sicuramente succederà qualcosa. Prima o poi ci scappa? E poi ci scappa anche molto prima ecco, poi. Oh, ecco. E tu l'avevi detto, però i miei vigili non ti hanno detto. Però non adesso. Ti ho venuto mai. Vediamo, adesso è il tuo momento, qui da Scoccianti. Ti stanno chiamando. Mi sono passato avanti. Antonio, sì. Forza, dobbiamo darci dentro. E forza Inter. Sempre.